Ciao a tutti! Oggi volevo inaugurare una nuova sezione del canale, e cioè una sezione che riguarda la botanica e la zoologia. In questi video andremo a vedere come i vari organismi viventi si siano evoluti, come abbiano colonizzato le terre emerse e come siano importanti all'interno degli ecosistemi. Nel video di oggi andrò a darvi una definizione generale di pianta, e cioè cos'è una pianta. Poi nei prossimi video andremo a vedere le varie caratteristiche delle piante, i loro cicli vitali, gli organi riproduttivi di una pianta e la loro classificazione. Quindi niente, non ci resta che dare la definizione di pianta. Allora, una pianta è un organismo eucariota pluricellulare in grado di compiere la fotosintesi. Questa definizione però non è del tutto esaustiva, perché in natura esistono molti tipi di piante che non sono in grado di compiere la fotosintesi, ma grazie all'evoluzione e all'adattamento all'ambiente sono in grado di ricevere sostanze nutritive da altre fonti, come ad esempio le piante parassite. Loro non hanno bisogno di fotosintesi, anche se hanno foglie, fiori e radici. E quindi la definizione più corretta di piante è che sì, le piante sono organismi eucarioti pluricellulari in grado di compiere la fotosintesi, ma a questa definizione si aggiunge la proprietà, e cioè che ogni pianta ha uno sviluppo da un embrione protetto da particolari tessuti della pianta madre. Ogni pianta ha delle caratteristiche, e cioè che sono caratterizzate dalla presenza di una parete cellulare contenente cellulosa, che è il principale polisaccaride di sostegno di una pianta. All'interno delle cellule delle piante vi sono i cloroplasti, che contengono clorofilla A e B. Nei prossimi video andremo a vedere che cosa è un cloroplasto, che cosa sono la clorofilla A e B. E all'interno dei cloroplasti vi sono anche degli specifici carotenoidi. Poi il principale carboidrato di riserva di una pianta è l'amido. Poi i cicli vitali delle piante sono tutti caratterizzati dall'alternanza di generazioni diploidi e aploidi. Quindi ragazzi, questa è la definizione di pianta. E niente, nei prossimi video andremo ad approfondire che cosa sono i vari concetti più importanti di una pianta. Il prossimo video riguarderà le generazioni aploidi e diploidi di una pianta, e cioè il ciclo vitale di una pianta. Se questo video vi è piaciuto e vi è interessato e vi interessano altri video di questo genere, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e condividete se volete. Ciao, ad un prossimo video!